Fra, ci sei? Sì, ci sono, Fra. Merry Christmas, Fra. Merry chi? Cioè, buon Natale sarebbe. Ah, buon Natale, buon Natale. Che gioia, che gaudio, è arrivato il Natale. Ma quest'anno è diverso, è particolare. Non si possono fare grandi tavolate. Il cenone si svolge con le videochiamate. Non scrivo la lettera a Gesù bambino, scrivo invece alla Pfizer e chiedo il vaccino. E dentro a presepe all'asinello ed al bue metto la mascherina FFP2. Gioia che gaudio, è arrivato il Natale. Tanti auguri ma sempre in distanza sociale. Che gesto quest'anno né Pandorio Torroni. Ma speriamo di trovare lo palco Burioni. I bambini depressi sono ancora più tristi. Se la mamma ed il babbo sono negazionisti. E anche se siamo in mezzo a una pandemia, non è lei che le feste se le porterà via. Natale tutti a casa, ma che gran figata. Natale tutti a casa, tutti connessi su Zoom. Natale tutti a casa, se ho di lato volata. Con Natale tutti a casa, basta mettere mute. Oddio! Caro Babbo Natale, quest'anno mi pare di essermi comportato decentemente. Ho cercato di spargere meno malattie di quanto avessi fatto l'anno scorso. E ho anche donato un sacco di soldi al Teleton, ma quello perché pensavo andassero tutti a Paolo Belli. Ti chiederei di portarmi un vaccino, ma in realtà non serve perché ne sto sviluppando uno io, mi pare funzioni. Ossequi. Gioia quest'anno, chiedo a Babbo Natale un termometro a pile, ora ho quello rettale. Scrivo agli elfi quest'anno che sono tutti smart working, con le mani pulite e i gomiti sporchi. Non voglio la Barbie ma nella letterina chiedo il Remdesivir e l'idroclossirichina. Lo vedo nel cielo il giorno della vigilia, con le renne a distanza 100 metri di briglia. Natale tutti a casa, siamo tutti più buoni e passiamo il Capodanno affacciati ai balconi. Natale tutti a casa, siamo comunque contenti che finisce questo cazzo di 2020. PS, ho sentito che hai fatto abbattere tutte le renne, non perché fossero malate ma per l'odore, e sinceramente ti dico bravo. Tutti a casa!